Vedi quell'oggetto lì? Cosa ciao, vuoi? Ciao. Ti sta riprendendo, sono gli amici di YouTube che ti stanno guardando. Ciao ragazzi, sono il Bike e bentornati sul mio canale. Oggi, come promesso, sui vari social, specialmente su Instagram, siamo pronti, l'avventura è iniziata. Quelle spalle vedete una moto, la mia moto. L'avventura di cui vi avevo parlato qualche settimana fa è iniziata. Infatti oggi siamo qua insieme a Paolo Cristini, persona che avevo già menzionato nella trasmissione di Motori TV. E poi qua c'è un altro elemento che si è nascosto dietro le quinte. Arrivo. Lui è il mini Paolo Cristini, anche se è molto più alto di lui. Lui è suo figlio Matteo. Quindi siamo agli inizi degli inizi degli inizi. E la cosa bella è che voglio portarvi con me dalla nascita fino alla fine. Questa moto qua, e io voglio ringraziare tantissimo Paolo Cristini per questo, ha comprata nuova di pacca per darla a me. Infatti oggi siamo nel circuito di Cremona, in quanto sarò io a rodarla. Il Matteo, che pensate ha solo 17 anni ed è il meccanico di questo team, è molto affiatato e non è solito vedere un ragazzo così giovane impegnato sui motori, però vi assicuro che lui sa quello che fa. Siamo arrivati qua da 10 minuti e già ha messo benzina alla moto, si sta dando da fare, c'è veramente un team affiatato. È una di quelle situazioni che già prevedo benissimo, in quanto sono tac 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 molto veloci, step by step, l'un dall'altro. Poi essendo io costretto a filmare tutto quello che faccio per portarlo sul canale, forse diventerò un po' un chiodo infilato sotto la scarpa, però va bene dai. È il primo giorno, quindi troveremo un buon compromesso, un equilibrio tra il da fare e il da mostrare, quindi va bene così. Questa è la prima volta che la mia moto viene accesa, quindi tutto nuovo di pacca e devo dire che è veramente, veramente molto bella. Bike nel team. Ah, ce lo vedo bene io. Positivo, poi fatta una bella persona. Speri anche ci dà gas. Per il resto è abbastanza bene, sì. La moto c'è, ecco. Io volevo parlare di questo. La moto c'è, perché questa moto è in particolare, che moto è, dato che è nuova? Un fit bike YCF 160, due valvole, motore ZS, ultima versione. Bel cavallino a battaglia, dai. Come preannunciavo prima, lui è Paolo Cristini, nonché un carissimo amico che mi è stato presentato tra l'altro da Paolo Bandera, che avete lo stesso nome. E siamo pelati uguali. Sono praticamente, hanno lo stesso nome, sono pelati uguali, sono entrambi simpatici, delle belle persone. Perché ve lo sto presentando in modo particolare? Perché dagli annunci che avete visto, in pratica avevo già detto che correvo nel team con la categoria pit bike, che ci sarebbe stato un campionato, quindi avremmo cominciato dall'inizio, dall'acquisto, dal rodaggio e quant'altro, fino a procedere fino in fondo. Tutto parte appunto da lui, che è un grandissimo amico, una grande stima di lui, perché ancora prima di conoscermi di persona, infatti che ci crediate o no, questa è la prima volta che lo vedo dal vivo, ha già dimostrato tanto, tanto cuore, tanta fiducia, e di questo lo dico pubblicamente, gliene sono enormemente grato. Quindi Emi Bike farà parte del team di Paolo Cristini. Sono presidente di un'associazione sportiva. E l'associazione sportiva è nata per promuovere e fare attività promozionale sul territorio, nell'orbita, nel contesto delle moto. Okay. Quindi noi organizziamo questo monomarca grazie al YCF, grazie anche al nostro sponsor.
e corriamo nel moto estate con vari piloti. In questo caso abbiamo coinvolto te perché vogliamo proprio coinvolgerti in questo progetto qua e far capire come lavora la nostra associazione, tutta l'attività promozionale che fa sul territorio, e quindi ci sembrava bello. E Paolo Bandera ci ha parlato di te, ci ha parlato della tua passione, tutti noi siamo appassionati, portiamo avanti questo progetto e volevamo metterti in condizioni di divertirti con noi. Certo, quindi questo significa che tra le altre cose, ragazzi, entreremo proprio nello specifico di tutte le attività che questo team e questo signore faranno, perciò andremo ad accompagnarli ogni giorno, andremo a vedere nello specifico come si svolgeranno gli eventi, cosa c'è dietro, le moto, poi c'è il figlio che abbiamo visto prima, Matteo, che è meccanico del team, e vi assicuro che nonostante la giovane età, ragazzi, è molto bravo, poi è simpaticissimo, solare, secondo solo a suo padre, perché ho avuto un modo prima di parlarci nel bar mentre facevamo colazione, ed essendo giovane è un ragazzo che ha tanta energia, quindi già avere a che fare tra lui e il papà, insomma, è molto molto bello, perché si respira tanta vita, tanta voglia, è uno di quei ragazzi che sembra che la giornata non dovesse mai finire, quindi per me questo è già bello di suo, e poi tutto il contorno che c'è dietro è ancora meglio, ecco. Ecco, quindi tu sei diventato ufficialmente un nostro tesserato. Ok. In quanto tale ti diamo la nostra maglietta. Ah, ok, bene. Quindi questo intanto è uno dei tanti regali che questo metto qua mi ha fatto, ma io già lo adoro perché mi sta coccolando da 2 settimane, questo sappiatelo, eh. E questo è dietro. Il nostro benvenuto. Che regaliamo a tutti i nostri sponsor. Ragazzi, un bracciale a forma di catena. Questo è un po' come il premio Oscar per gli attori, per me è bellissimo, grazie. Grazie a uno dei nostri sponsor che ci accompagna nell'attività, che è la marca Trigenti. Ti diamo il casco. Tanto questo fa la taglia. Allora ragazzi, questo qui già un po' lo conoscete. Ve l'ho mostrato su Instagram perché cos'è successo? Stavo tornando a casa, mi manda un messaggio e mi fa il tuo casco. E mi ha regalato questo casco che è bellissimo. Che era molto marca di denti. Dove a capo c'è Jimmy. Ringraziamo lo sponsor per questo bellissimo regalo, per il coinvolgimento. E soprattutto ringraziamo te e tutto questo team per averci chiamato, dato questa opportunità all'interno della quale sono sicuro che ci divertiremo un sacco, perché guardate, ancora devo arrivare, già tutto questo è solo l'inizio, ragazzi. Guardate qua. Ok, mi sono infilato la tuta, Matteo sta già girando, tra un po' entro io e comincio a rodare la moto. Jimmy, nonostante tutto, risponde bene. È bella.
viaggia tanto, sì, sembra un giocattolino ma si fa sentire. Adesso fai un bel rodaggio che dopo nel pomeriggio noi siamo a spingere un po' di più. Ok. No! La tuta mi va un po' strettina, quindi non riesco a tirar fuori la gamba come vorrei e quindi non riesco a piegarmi bene. Però parte tutto bene, freno dietro è sensibilissimo, appena lo tocchi blocca la ruota, davanti è dosabile, ma tanto dosabile. Avvicinerei un po' la leva del freno, la frizione è perfetta. È una bella moto, nasce bene, ha una pompa radiale, ha le sospensioni regolabili, quindi la moto è una bella moto. La moto sì, è perfetta. Conclusa, abbiamo fatto un bel po' di giri, io più di chiunque altro. L'ho girato un botto, mi sono divertito, ma soprattutto ho avuto modo di conoscere tanto la moto. Sono riuscito a piegare moltissimo, tanto da grattare le pedaline. Mi ho grattato le pedaline, quindi boh. Unica pecca che purtroppo ho scoperto che la tuta mi stava un po' stretta. E invece ero curioso di sapere la pista cosa aveva da dire di bello. Ma mi sa che possiamo chiederlo soltanto alla moto di Paolo, perché nell'ultimo giro dell'ultimo turno alla fine è riuscito a sdraiarsi, quindi ha dato una leccata all'erba lì. Che sapore ha? Però la cosa spettacolare di queste moto qual è? Allora, questo sport è uno sport molto nervoso, molto bello, molto veloce e molto inclinato. Eppure la cosa bella è che se si cade come ha fatto Paolo oggi, le moto non si fanno nulla, non è neanche tanto impegnativo a livello economico, perché diciamo in altri sport, non so, pieghi un 600, un 1000, già lì se ne vanno via qualcosa come 6-7 mila euro solo di carene. Per quanto riguarda il contenuto della giornata e della moto è tutto, ancora siamo agli inizi, è tutto da scoprire, questo sarebbe più che altro un prologo, quindi mi raccomando restate sintonizzati, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi lascio tutti i link utili qua sotto in descrizione, quindi andate a leggere giù e noi ci vediamo al prossimo video che tecnicamente è domani, dato che domani abbiamo il pre-gara con l'altro Paolo Bandera.